Grave lutto nel mondo del cinema americano. È morto infatti ieri 30 gennaio 2019 il grande Dick Miller. Era un famoso attore statunitense, era nato a New York, la grande mela, The Big Apple, come viene spesso etichettata in inglese, il 25 dicembre del 1928, giorno della festività del Natale. Frequentò il City College di New York e la Columbia University, servì nella Marina degli Stati Uniti per diversi anni e diventò un pugile nella categoria dei pesi medi. Era davvero importante questo attore perché partecipò a diverse pellicole, tra cui del regista James Cameron e di Joe Dante. Tra i ruoli principali ricordiamo che recitò nelle pellicole Un secchio di sangue, La piccola bottega degli orrori, La Vergine di cera, Piranha, L'Ululato, Gremlins 1, Gremlins 2, La nuova stirpe e Small Soldiers nel 98. Apparve addirittura in Pulp Fiction nel ruolo di Monster Joe, ma la scena purtroppo fu cancellata per colpa della lunghezza della pellicola. Prese parte però anche a diverse serie televisive degli anni 50 e degli anni 2000. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque muore a 90 anni di età un pilastro del cinema americano come lui, Dick Miller. Grazie per la visione, per l'ascolto, le informazioni ascoltate sono state prese da Wikipedia, l'enciclopedia libera, pertanto privi di copyright. Dick Miller riposi in pace. Amen.